Lillo Fanara, cittadino di Favara Ovest, da qualche settimana voi residenti del popoloso quartiere che ancora appartiene alla città di Agrigento, depositate rifiuti in un sito vicino Viale Progresso. Segnali che la situazione di questo sito non è proprio ottimale. Ma assolutamente, perché ci sono 7-8 cassonetti, no? E quindi dovrebbero essere tutti differenziati fra di loro. Ma la gente ormai ci butta di tutto, là. Arriva là e mette, che so io, l'umido nella plastica, perché non c'è più, essendo che è strapieno, giustamente la gente dove deve buttare? Appena vede che i cassonetti già sono pieni e strapieni e vede che non sa dove buttarla, arriva e la butta con un lancio della spazzatura. La mattina mi chiama la gente dicendomi qua è un problema, l'immondizia qua è arrivata pure sulla strada centrale, i cassonetti sono strapieni e loro non vengono. Noi pensavamo e speravamo che con l'incontro ultimo che abbiamo avuto sia con l'assessore Hammel che con Filetto questo problema sarebbe risolto, ma purtroppo non è stato così. Ci siamo dette alcune cose importanti, quali possono essere il fatto di eventualmente ritornare al vecchio sistema, che già era apertamente funzionante, funzionava tranquillamente con quei signori che venivano ogni mattina col camioncino e ritiravano la differenziata, e il posto era veramente tranquillo, devo dirti che era ben lavorato. Però c'erano promesso delle cose che evidentemente non hanno mantenuto. C'erano promesso per esempio che doveva essere una buonissima isola ecologica, con i cassonetti posti bene, con la pavimentazione, ma soprattutto le telecamere di sicurezza. Speravamo che lunedì, visto che era il venerdì che ci eravamo andati, lunedì almeno qualcosa incominciava a muoversi, perché questo ci era stato promesso. Ma da lì, da quel giorno, niente, completamente buio. Tant'è che molte volte io ho cercato di contattare Amelie, la prima volta mi ha risposto, tutte le volte a seguire non mi ha risposto più, perché tant'è che l'ultima volta che ci siamo parlati, la cosa importante che mi ha detto è che avrebbe comunque parlato con la ditta e vedere di ritornare al sistema funzionante che c'era prima. Noi aspettiamo eventi al più presto, perché non è possibile. Chi dà fuoco all'immondizia, i topi che girano, io stamattina sono stato là e vedevo che c'erano dei topi che giravano in mezzo alla spazzatura, ma una spazzatura che ci vogliono almeno 2 o 3 camion strapieni per portare la via. Non capisco perché loro non vengono almeno giornalmente a ritirare quella. Ha provato a contattare anche il sindaco di Favara per avere manforte nelle segnalazioni al comune di Agrigento. Sì, io ho cercato di contattare più volte il sindaco di Favara, anche stamattina stesso, per avere, come dire, almeno un appoggio, visto che siamo stati sempre favaresi. Avremmo voluto avere un supporto almeno morale da parte della signora Alba, il sindaco, diciamo, e della signora Alba, che ci desse un supporto maggiore per poter eventualmente contattare il sindaco stesso, Amelie, e dire: ma che state facendo? Lei evidentemente ogni volta che vede il mio numero telefonico non lo prende nemmeno, non ci posso fare niente. Pazienza. Io quello che mi raccomando alla gente di Favara è che bisogna stare calma. La gente non bisogna, giustamente ha ragione di essere arrabbiata, ma bisogna stare calmi. Non si può risolvere sicuramente come qualcuno ha fatto dando fuoco alle cose, oppure magari volendo andare in consiglio comunale a litigare con i consiglieri comunali di Agrigento. Perché io dico che prima di andare ad Agrigento a litigare con i consiglieri di Agrigento o gli assessori di Agrigento, perché la gente giustamente è arrabbiata, io dico come un po' dovremmo pure arrabbiarci con i nostri consiglieri comunali, con il nostro sindaco, con i nostri assessori, perché anche loro hanno avuto la loro parte, cioè la loro parte nel senso di essere completamente allontanati da questa vicenda.